Salve a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, il primo del 2021. Quale miglior modo per aprire il nuovo anno se non parlando di quello appena concluso? Infatti, qua su YouTube sono fioccate, stanno fioccando e fioccheranno classifiche riguardo i migliori manga usciti o quelli letti nell'anno passato. Questo video non vuole essere una top, visto che secondo me quei video servono solamente per consigliare un tot di storie a chi non ha ancora avuto modo di leggerle, per cui ho intenzione di fare la stessa cosa, ma senza mettere i numerini, le classifichine, che sinceramente non mi va. Per cui, così, molto d'ordine sparso, andrò a mostrarvi alcune delle letture che mi hanno tenuto compagnia in questo 2020, alcune tra quelle che ho apprezzato di più. Per cui, ultima precisazione che mi sembra d'obbligo: le storie che vedrete in questo video non sono quelle pubblicate nel 2020, ma solamente quelle che ho letto io nel 2020. Per cui, dopo la sigla, incominciamo subito. Se avete seguito i miei video acquisti e i miei video letture, saprete che quest'anno una serie che ho recuperato e che ho apprezzato tantissimo è quella di Lupin III di Monkey Punch. Questo è il primo numero della prima serie, la seconda devo ancora recuperarla, ma sinceramente penso che per conoscere Lupin anche la prima basti. Anche se però le avventure che ci sono qua dentro mi sono piaciute talmente tanto e mi hanno così divertito che probabilmente prima o poi la seconda la prenderò. Questa è la versione originale, primordiale di Lupin, quello di Monkey Punch, l'autore che per primo lo ha inventato e gli ha messo moltissime delle caratteristiche che poi in altri autori hanno un po' smussato, un po' cambiato nel corso degli adattamenti che questo ha ricevuto, animati, cinematografici, eccetera. Un Lupin cinico, spregiudicato, un fumetto cattivissimo, pulp, sporchissimo, in cui Lupin è molto più ladro rispetto al gentiluomo. Qua Lupin emerge come un personaggio molto più tendente al caos rispetto alla figura molto meno distruttiva che è stata poi trasposta negli adattamenti, o almeno nella gran parte di essi, sicuramente quelli che l'hanno reso più famoso e iconico. Consiglio a davvero tutti quanti fan del personaggio di recuperare le avventure cartacee, ma anche a tutti quanti quelli che vogliono leggere un bel fumetto. Qua dentro ci troverete davvero di tutto. È un fumetto che a distanza di 50 anni rimane all'avanguardia per tutte quante le varie sperimentazioni che l'autore ci mette all'interno, che siano esse grafiche ed impostazione della tavola, costruzione di alcune storie, ma anche degli elementi metanarrativi che giocano proprio sul rapporto tra il fumetto e il lettore, il suo personaggio e l'autore. Veramente meraviglioso. Recuperate Lupin III come sempre. Se non volete recuperare questi volumi, compratevi il volume unico Io sono Lupin, perché al suo interno troverete alcune storie tra le più belle, importanti e significative. È un buon modo per conoscere il Lupin di Monkey Punch e anche un bel volume da esporre in libreria in caso poi non abbiate voglia di recuperare tutto quanto quello che è uscito. Anche perché adesso queste serie incominciano a essere un po' introvabili. Un autore che ho scoperto quest'anno, o meglio mi sono deciso a incominciare a leggerlo quest'anno, è sicuramente Hideshi Hino. Il volume che voglio presentarvi è probabilmente il suo capolavoro, quello che doveva essere un vero e proprio testamento, la sua ultima opera, è Visioni d'Inferno. Pubblicata da Vinit nella collana Showcase insieme a anche altre storie come El Baby, che ho letto, ho trovato davvero molto bella anche se non a livelli di questa, o Bug Boy, altra storia che dovrò recuperare in seguito. Questo Visioni d'Inferno è veramente un fumetto che ci catapulta all'interno del mondo macabro e marcio di Hideshi Hino, raccontando la storia di questo pittore ossessionato dal sangue che decide di utilizzarlo per realizzare le sue opere, le sue visioni d'inferno. Pittore che diviene anche alter ego dell'autore, condividendo con lui il passato tragico e alcune cose che sono successe all'interno della vita. Un fumetto macabro, marcissimo, proprio intriso di sangue, le vignette sanguinano, violento, disturbante e raccapricciante. Questo fumetto sicuramente va consigliato a tutti quanti gli amanti dell'horror giapponese, a chi ha recuperato Junji Ito e Kazuo Umezu e vuole conoscere un altro grande maestro come Hideshi Hino, che sicuramente non sfigura in mezzo a quei due colossi. Altro autore mica da poco che ho scoperto quest'anno, dopo averne ovviamente sentito parlare tantissimo, è Shigeru Mizuki, e questo è il suo Kitaro. Primo volume di due, anche se in realtà sono tre, visto che l'ultimo è un compendio dei volumi pubblicati da J-Pop che vanno a racchiudere le avventure di Kitaro. Due volumi che sono ovviamente antologici e non si prefissano di raccontare tutto quanto l'universo di Kitaro, ma che si rifanno anche molto all'idea che l'autore aveva del suo personaggio.
personaggio, ossia Mizuki voleva che una persona potesse leggere un'avventura qualsiasi di Kitaro e trovarsi comunque sia a casa, riuscendo a capire la storia narrata anche in maniera a sé stante. In questo primo volume è presente il primo capitolo, la genesi di Kitaro, pubblicato originariamente su Garo e che secondo me rimane uno dei più belli di tutta quanta la serie. Shigeru Mizuki è uno degli autori probabilmente più importanti e blasonati in Giappone, che qua in Italia purtroppo rimane semi sconosciuto. Alcune case, in particolare Rizzoli e J-Pop ora, hanno provato a portarci qualche storia, altre arriveranno e anch'io in questo 2021 penso che recupererò più cose del maestro. Ho davvero adorato questo personaggio diventato iconicissimo e anche il modo di fare fumetto di Mizuki, che ha fatto veramente scuola, e guardando quello che ha fatto qua su Kitaro ci si può facilmente rendere conto di come la sua cifra stilistica si è andata poi a influenzare moltissimi altri autori contemporanei, ma specialmente successivi. Ma dell'importanza storica a noi ce ne frega anche il giusto. Io le avventure di Kitaro ve le consiglio non perché sono importanti, ma perché sono delle letture davvero molto piacevoli. Poteva mancare Inyo Asano in un mio video? Col cazzo! Quest'anno sono uscite alcune cose dell'autore, The Demon's Destruction, la sua serie attualmente in corso di pubblicazione, è andata avanti. È uscito il volume unico Eroi, che ci ha dato la possibilità di conoscerlo sotto un altro punto di vista e una veste grafica anche molto particolare, in questa bicromia dove il rosso si mette in mezzo tra il bianco, il nero, il bene e il male. Ma è uscito anche il volume unico Short Stories, che è quello che probabilmente mi è più piaciuto tra i due. Ne ho già parlato a dovere in un lunghissimo video analisi, sproloquio, che probabilmente è la parola più adeguata, per cui vi rimando direttamente a quel video e non voglio dilungarmi troppo su questo volume. Raccolta di storie brevi dell'Inyo Asano più maturo, secondo me miglior raccolta di storie brevi tra quelle pubblicate, e sicuramente un ottimo volume per incominciare a conoscere questo autore magnifico. Di Jiro Taniguchi su questo canale ne abbiamo parlato tanto, è un autore che mi piace particolarmente e della quale ogni tanto recupero qualcosa. Sicuramente quest'anno l'opera che più mi ha colpito è Al tempo di papà. Grazie anche alla collana dedicola ho potuto recuperarlo in un'edizione molto più che decorosa, a un prezzo direi accettabilissimo, 10 euro. Un Jiro Taniguchi ai tempi in una forma smagliante, che tratta i temi che più gli sono stati cari in tutta quanta la sua produzione e che bene o male ha raccontato in tutte le sue storie. Il paese natale, la famiglia, la perdita dei familiari, ma anche il ricordo, la rivalutazione di alcune situazioni che viste con degli occhi più maturi assumono un altro significato. La storia struggente di questo figlio che, grazie ai racconti di uno zio e altri familiari, ricostruisce quella che è stata la vita del padre, personaggio che lui aveva sempre reputato molto freddo e distaccato, ma che invece nell'età adulta, grazie a questi racconti, capirà come molte cose lui da ragazzino non poteva comprenderle, e questo padre emerge come una figura molto diversa da quella che lui aveva. Storia toccante e commovente, che però non vuole puntare esclusivamente su quello, puntando sulla lacrimuccia facile. Semplicemente a commuovere è la grandissima capacità di Jiro Taniguchi nel raccontare le sue storie semplicissime eppure mai banali e sempre quadratissime e perfette, la capacità di raccontare i suoi personaggi sempre molto sfaccettati, umani. E niente, Jiro Taniguchi era un autore più unico che raro e le sue storie sicuramente vanno lette. Per me Al tempo di papà non è al pari di Quartieri lontani, anche perché quella è stata la prima storia che ho letto del maestro e il primo amore non si scorda mai, però ci si avvicina molto, è una storia straordinaria, sicuramente consigliata. Ultimo ma non per importanza, questo 2020 per me è sicuramente stato l'anno di Osamu Tezuka, il dio dei manga, autore preceduto dalla sua fama, e sicuramente tutti quanti lo conoscerete, e anche io lo conoscevo per la sua fama, però ho incominciato a leggerlo in questo 2020. Sul canale o sui miei social nel corso di questi mesi vi ho parlato di alcune delle letture che ho fatto del maestro. Voglio parlarvi solamente di una che secondo me rappresenta la summa della sua arte, almeno
almeno tra quelle che ho letto fino adesso. Anche in questo caso, inoltre, il primo amore non si scorda mai. Infatti, la storia dei tre Adolf è stata la prima storia che ho letto del maestro e mi ha lasciato totalmente folgorato. Completa in due volumi in questa edizione di J-Pop, che va a introdursi all'interno della Osamushi Collection, questo progetto immenso che vuole pubblicare, se non tutte, perché sarebbe praticamente impossibile, almeno la maggior parte delle storie del maestro. La puntavo veramente da una vita. Il cofanetto della Hazard, penso che anche adesso che è stata ristampata in questa edizione, la storia sia ancora reperibile. Questa storia in realtà l'ho recuperata nel 2019 appena uscita, solamente che però per moltissimo tempo l'ho tenuta a fare la polvere in libreria. Ogni volta la guardavo e la mole di pagine di quest'opera mastodontica sinceramente mi intimorivano un poco. Mettiamoci anche che poi Tezuka non è proprio uno degli autori più leggeri e immediati da leggere che potete trovare sul panorama del fumetto, diciamola così. Un giorno però avevo voglia di leggere questa storia e mi sono un po' sforzato di incominciarla. E una volta che l'ho incominciata, poi è stato tutto quanto in discesa. Una narrazione corale con moltissimi personaggi al suo interno che tutti quanti hanno una propria missione, un proprio scopo, una propria visione del mondo. Tutti quanti i personaggi però all'interno della storia si muovono ai fini di quella che è la narrazione. Tezuka è riuscito qua a tessere una trama con una maestria e una minuzia che veramente è un qualcosa di più unico che raro. Se con Jiro Taniguchi prima vi ho detto che la cosa più bella delle sue storie sia la grandissima semplicità con il quale riesce a parlare l'autore, invece per Osamu Tezuka è tutto il contrario. Le sue storie sono complessissime, hanno mille sottotrame, mille intrighi, mille intrecci, mille implicazioni che vanno a costruire delle storie che sono architettate in una maniera clamorosa. Ma la cosa più bella, come accade per i più grandi sportivi, è che queste cose complicatissime che lui fa riesce a farle sembrare facilissime. La storia è complessissima, si muove nel tempo, nello spazio, tra un personaggio all'altro, ci presenta intrighi, sottotrame, trama principale che intanto si va ad ampliare, personaggi nuovi, personaggi che compaiono, che scompaiono, eppure riusciamo a seguire tutto quanto e ogni pagina avremo voglia di leggere quella dopo. Un'opera imponente di mille, credo, pagine che vorresti leggere tutte in una giornata. Una storia per certi versi anche lenta. Tezuka si prende ovviamente i suoi tempi per crearti tutto quanto l'intreccio, ma nonostante sia lenta non è mai noiosa, non sono sinonimi. Al contrario, è una delle storie più avvincenti e intriganti che abbia mai potuto leggere. Chi ancora è restio a recuperare questo autore perché è vecchio, che palle, dovrebbe farlo, perché questo è un autore che trascinde il fumetto, cioè è veramente, penso, uno dei migliori artisti e sicuramente narratori della storia del Novecento sicuro. Opera davvero immensa e mastodontica. Vi ho detto che questa non vuole essere una top, ma probabilmente questa è la storia più bella che ho letto nel 2020. Vabbè, sto video è venuto lunghissimo, spero vi sia piaciuto e spero anche di avervi fatto conoscere delle storie che magari non conoscevate oppure avervi spronato a prenderle. Sono chiaramente tutte delle letture eccezionali, vedete voi quella che vi ispira di più. Ovviamente tantissimi volumi sono stati esclusi da questo video, altrettanto meritevoli, però ho fatto eccezione per short stories giusto perché di Asano ne devo parlare, oramai è un fioretto. Ho deciso di dare dello spazio a delle storie che ancora non avevo avuto modo di presentarvi qua sul canale come meritavano, ecco. Per cui se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, qua sotto in descrizione trovate i link per acquistare su Amazon le storie, almeno quelle che ancora si trovano, di cui vi ho parlato in questo video. E inoltre sempre in descrizione trovate anche tutti quanti i link per seguirmi sugli altri miei social, dove potrete trovare degli altri contenuti che per forza di cose qua su YouTube non posso pubblicare, come foto sfocate di volumi su Instagram o notizie, approfondimenti sul mondo dei manga, fumetti eccetera, o anche degli sconti interessanti che trovo su alcuni volumi. Tutto questo ovviamente su Telegram. Detto anche questo, noi ragazzi ci vediamo prossimamente in un nuovo video qua sul canale per un 2021 che speriamo sia meglio di questo 2020.